per me essere qui e avervi qui. Io sono Francesca Carnevale Pepino e sono qui per parlare insieme a voi, e soprattutto insieme alle nostre tre autrici, di un viaggio a ritroso. Parleremo di questi viaggi a ritroso, parleremo di ricordi e andremo a vedere come nei volumi che hanno scritto, nei romanzi che hanno scritto queste tre scrittrici, i ricordi portino a un significato e possano diventare la ferite delle opportunità. Lo facciamo insieme a Stefania Veschi, pomeriggio a tutti, da Milano. Stefania Veschi è una geologa, lavora in banca ed è da sempre molto appassionata di tutte le forme d'arte, dalla scrittura, dalla recitazione, al ballo. Lo facciamo insieme a Emina Gegic. Emina arriva da Sarajevo e lo vedremo anche nel suo libro. È una drammaturga, è una scrittrice, è una regista ed è anche docente. E lo faremo insieme a Ornella Dalla Valle. Ornella è un'insegnante, ha avuto un'importante esperienza all'estero che è raccontata nel suo romanzo e attualmente è tornata a Milano e insegna all'Università Cattolica, all'Università Umanitaria e insegna anche all'Istituto Kandinsky. Insieme a loro Francesca Romana Sinisi, che è creativa, un'esperta e un'appassionata di arte, che ci leggerà alcuni brani. È la nonna Alice, la protagonista della cantina di Alice, che è il romanzo di Stefania Veschi. La nonna Alice è una nonna straordinaria, tenace, volitiva, che combatte anche contro la propria malattia per poter andare a affidare i propri ricordi alla nipote. Lo faremo con Leila, che è un'adolescente della protagonista del romanzo di Emina Gegic, Nero Sensibile, un'adolescente sotto le bombe a Sarajevo, e già qui abbiamo un altro spunto sul quale torneremo. E lo faremo anche con Miss D. Miss D è una professoressa ed è la protagonista di Un anno un giorno, che è il romanzo di Ornella, Dalla Valle. 1936. Era una bella sera d'estate, la temperatura era gradevole e il cielo era pieno di stelle. Innocente fumava il suo sigaro sulla ringhiera e Giuseppina chiacchierava con Filomena delle ultime novità della moda. Ad Alice era concesso dopo cena di uscire con la sua amica Irene per solo un'ora. Non erano ammessi i ritardi. Nel quartiere c'era la Ligera, ma a quei tempi non era pericoloso più di tanto in quanto si trattava di microcriminalità, borseggiatori, protettori, truffatori e stronzini. Non avrebbero fatto del male alle due ragazzine. «Alice, vieni giù!» urlò da sotto Irene. «Arrivo!» rispose Alice dalla ringhiera. «Mi raccomando, le disse il padre dall'alto. Alice si era messa un vestitino color verde scuro, dalle scarpette marroni con un leggero tacchetto. Era molto semplice, ma molto bella. Salutò la sua amica, si presero per mano e corsero insieme ridendo verso un cortile in fondo alla via dove si sentiva la musica del bandoneon. Erano giovani e felici, era il loro segreto. Questo ricordo della nonna, secondo me, è quello più bello, è quello più felice, perché la nonna, ballando tango, ha incontrato l'amore della sua vita, mio nonno Alberto. E la sua vita è stata un po' come il tango, nel senso che c'è stato amore, c'è stata passione, ma c'è stata anche malinconia, eventi tragici, come la guerra, con un fratello in un campo di sterminio. E lei è stata veramente una grande ballerina di tango, ma anche ballerina della vita. Sicuramente questo ricordo per la nonna era un po' una ferita, nel senso che comunque rimase vedova giovane e il nonno gli mancava tantissimo e il suo cuore non batté per nessuno. Però nello stesso tempo
tempo, questo amore così grande le faceva superare i momenti tragici, perché lei sapeva di aver vissuto un amore così intenso e non era per tutti. Per nonna comunque i ricordi sono sempre stati delle opportunità. Anche il fatto di voler regalare la sua vita, i suoi ricordi a me, poco prima di morire, per lei è stata una grande opportunità, l'opportunità di non finire nel niente, insomma di acquisire un po' di immortalità. Perché poi la nonna un po' mi conosceva, sapeva che io avevo questo sogno nel cassetto di scrivere un libro e giustamente le ha detto: se io racconto la mia storia, che è stata molto particolare, la storia delle nostre antenate, Stefania prima o poi lo scriverà. E quindi la vita di nonna non rimarrà solo nel cuore e nella mente di Stefania, ma magari anche di qualcun altro che in cui ho finito leggerà il libro. Andiamo a Sarajevo e facciamo anche un salto temporale, perché andiamo a parlare del 1992. Il romanzo di Emina Egic è Nero Sensibile, è ambientato a Sarajevo appunto nella primavera del 1992, quando è appena scoppiata la guerra. Senza volere, Leila si era addentrata incauta nella sua zona d'ombra. Lì dentro, sapeva bene, in quello spazio scuro, quanto possa essere il nero del sottosuolo della terra. Leila nascondeva a Guardinga una specie di animale mitologico che forse somigliava a un cerbero. Sapeva bene che prima o poi doveva sfidarlo, sconfiggerlo solo con l'astuzia, convincerlo di lasciarla passare fino in fondo, dove l'aspettava un tavolo apparecchiato per un appuntamento galante con se stessa. Ma Leila si era alzata di scatto, aveva paura dell'animale. Da quando era diventata un'assediata, temeva di scoprirlo simile a quelli delle montagne attorno, armato, malvagio e indisposto al dialogo. Per placare l'ansia che arrivava a galoppo, Leila prima chiudeva i cassetti di Esma con la velocità di un ladro esperto. Così, senza un perché. Apri, chiudi, apri, chiudi. Inspira, espira, sospira. Di fronte a lei, come si fosse materializzato per l'urgenza, c'era un tavolino etnico coloniale che portava una bottiglia di liquore e un bicchiere solitario. Sul bicchiere c'erano ancora le tracce di un rossetto rosso fuoco. Esma aveva bevuto poco prima di andare via da casa, aveva pensato Leila guardando la bottiglia. Con la determinazione di uno scacchiere, aveva appoggiato le sue labbra sulla bocca della bottiglia e aveva fatto la mossa di scacco matto. Un sorso, due sorsi, tre sorsi. Aveva più di 17 anni e conosceva a malapena il gusto del caffè, ovvero il gusto di quelle poche gocce che sua nonna Zira le metteva nel latte zuccherato. Aveva 17 anni e non aveva mai bevuto fino allora alcol. Aveva 17 anni e non era mai andata in una discoteca. Aveva 17 anni e aveva baciato un ragazzo e mezzo. Abbiamo conosciuto Leila in questo brano, una Leila piena di crescendo di sorsi, quelli che abbiamo sentito che lei pur diciassettenne, pur quindicenne, scusatemi, beve avidamente, ma questa è anche un po' l'urgenza che ha lei di vivere, di istruirsi, di stare sotto le bombe. All'interno del libro racconti la Sarajevo appunto bombardata e assediata e racconti in particolare che le scuole erano tutte chiuse, volutamente. Chiuse volutamente come per tenere basso il livello di istruzione. All'interno di Nero Sensibile racconti dell'incendio della biblioteca. E cosa resta oggi dei ricordi di Leila? Allora, buonasera, grazie di essere qua. Questa domanda qua, che cosa resta dei ricordi? qui c'è il dramma, perché io, ahimè, una volta finita la guerra, quando sono venuta in Italia, mi sono resa conto di non
perché la cosa che succede molto spesso a chi subisce un trauma, che può essere anche un trauma minore, ma vissuto con l'intensità, può accadere che uno comincia a soffrire di una certa amnesia temporanea, che può durare poco, ma può durare anche per decenni. Allora mi trovai in una situazione quando i miei amici italiani giustamente mi dicevano: ma com'è vivere in una guerra? Com'è la giornata tipo, no? E io un po' come una scema dicevo: bene, tutto bene, perché non ero in grado ad evocare ciò che effettivamente mi era accaduto. Allora lì per lì capì che c'era un problema e pensai tantissimo a Nelson Mandela, che tra l'altro era eletto presidente proprio nel periodo in cui iniziò la guerra in Bosnia e Herzegovina, che disse: i ricordi sono i tessuti della nostra identità. Allora lì mi resi conto che non avevo più nemmeno l'identità, no? Ero proprio spoglia. E ho deciso di ripercorrere il mio vissuto e scontrarmi con quell'animale di cui parlavamo. Comunque Lela non è un'ubriacona, la ragazzina 17enne in quel preciso momento tocca un po' il fondo e si abbandona a quelle poche 11 gocce di alcol rimasto per casa sul tavolo, ma poi niente per caso. Allora lì ho capito che volevo ricostruire i miei ricordi e non solo, volevo trasformarli proprio in memoria, perché finché io ricordo una cosa intima, emotiva, la memoria diventa pubblica e mi sono resa conto che anche il fatto di essere sopravvissuta, che vi assicuro, quando voi siete 4 anni in una guerra dove in un giorno cadono 300 bombe, sopravvivere è davvero un atto di fortuna. E allora lì ti chiedi: ma sfortuna, fortuna? Ti chiedi tante cose e capisci che essendo sopravvissuta probabilmente ci sarà un motivo anche per quello. Ho ripercorso la mia strada, ho avuto tantissima difficoltà anche nel ricostruire alcune cose, ma aiutata da mio padre, era, e parlo anche nel mio romanzo, un telereporter che non ha mai preso le armi. Lui ha sempre combattuto con telecamera e con l'arte. E proprio per questo, cioè era peggio, perché lui aveva una taglia sulla testa, e dunque noi, la famiglia, eravamo costretti a spostarci da un quartiere all'altro in continuo. Comunque, riscontrarsi con tutto quanto non era semplice, ma vi assicuro che era liberatorio, e vi assicuro anche che questo romanzo è molto leggero e tratta proprio la vita, le difficoltà della vita, da un punto di vista leggero, da un punto di vista degli adolescenti che sono un po' incoscienti e viva l'incoscienza, e che portano la leggerezza anche nei momenti difficili. Visto che parliamo di adolescenti, facciamo un altro salto e questa volta andiamo a New York, a Brooklyn in particolare. Nel romanzo Un anno e un giorno di Ornella Dalla Valle, Ornella, che è una professoressa anche nella vita, ci racconta di Miss D. Miss D arriva a New York per un programma di reclutamento di insegnanti stranieri, 700, corretto, ne arrivano, perché evidentemente in certe scuole, in certi quartieri, gli americani non vogliono andare a insegnare. E quindi il provveditorato, l'equivalente del provveditorato americano, recluta questi 700 insegnanti che arrivano a New York, tra cui Miss D, arrivano a New York alla fine di agosto del 2001. Siandra Bennett ha 16 anni e comunica con la vivacità dei suoi occhi e la luce perfetta del suo sorriso. Alta, strafottente, ben vestita, ha le unghie coloratissime e la pelle scura, i capelli raccolti in tante treccine legate in una coda di cavallo che scende sulla schiena. Leader indiscussa della sua junior class, è lei che decide quale docente va ascoltato e quale va solo insultato e deriso. Si fa davvero fatica a tenerle testa nelle battute. La sua capacità dialettica potrebbe fare invidia a Kant.
Spesso negli scontri sulla ragionevolezza delle cose e sul senso di quello che si fa, vince lei. Conosce benissimo il sistema scolastico e tutte le sue regole, e in questo mi ha già dato delle importanti lezioni. L'ultima risale a questa mattina. Siandra, devi studiare se vuoi essere promossa. Io i voti non li regalo. Si vede che sei una pivellina, mi ha risposto sghignazzando. Ancora non hai capito che qui le cose non funzionano così. Dovrei promuovermi, tuo malgrado, perché se io sarò bocciata, sarai bocciata anche tu. E se lo dice Siandra, è certo che dietro questa frase si cela una forma di verità che devo ancora scoprire. Cushing Huber è un poeta. Scrive pensieri, aforismi e versi su un quaderno bianco e nero che custodisce gelosamente. Ha perso la mamma quando era molto piccolo ed è cresciuto combattendo con i denti per ottenere rispetto nelle strade di Brooklyn. È un ragazzino alto, ha i capelli rasati, un bel viso dei profondi occhi color nocciola. Il padre è afroamericano, la madre credo fosse sudamericana. Porta i pantaloni a vita bassissima. Il cavallo gli arriva quasi alle ginocchia, indossa spesso un'enorme maglietta bianca con sopra una canottiera con raffigurato in arancione il numero 88. Una bandana gli fascia la testa e dei grossi ciondoli in metallo gli cadono sul petto. Frequenta la prima, ma è decisamente più grande dei suoi compagni. Cushing si è affezionato a me. Quando c'è lui in classe si lavora. Se qualcuno prova a prendermi in giro per il mio accento o fare battute poco appropriate, ci pensa lui a mettere tutti a tacere. Come Siandra è un leader, ma dietro la sua forza e la sua aggressività si nasconde un grande bisogno di affetto. È un ragazzo molto solo. Qualche giorno fa l'ho incrociato in Stuyvesant Street. Cushing, perché non sei venuto a scuola oggi? Mi sei mancato? Non mi ha risposto. Oggi è tornato ed è entrato in classe, ha gridato: «Ehi, Miss D, sei la mia insegnante preferita, ti voglio bene!» Oleg Kowalski ha un viso dolcissimo, la pelle chiara, i capelli castani, a caschetto, gli occhi grandi verdi. I suoi genitori sono immigrati polacchi. Detesta il suo nome e risponde solo se lo chiamano Alex. È un freshman, come Cushing. Non è tanto alto per la sua età e in classe si isola da tutti. Si siede in fondo sul lato sinistro dell'aula e non fa assolutamente nulla. Non scrive, non legge, non comunica. Lo noto solo ogni tanto quando emette uno strano ruggito, un urlo primitivo selvaggio. Relazionarsi con lui è difficilissimo, mi aggredisce con una violenza inaudita per la sua età. Ieri, quando mi sono avvicinata al suo banco e gli ho chiesto di aprire il quaderno, mi ha risposto: «Ma cosa ti frega? Dovresti preoccuparti di quelli che vogliono imparare». Quindi, per nessuno di noi. Grazie. Nel contesto di questa scuola di Brooklyn, che è così diversa, un po' non solo nella tua esperienza, dalle nostre. Ecco, quello che volevo chiederti, Ornella, è esattamente questo. Come i ricordi che tu hai di questa esperienza che hai narrato perfettamente all'interno di questo romanzo, come questi ragazzi che ti sei portata dietro e sui quali, come tu stessa dici, sicuramente hai lasciato un segno, come questi ricordi li possiamo trarre guardando la scuola italiana di adesso? Grazie Francesca e grazie a voi che siete qua stasera. Allora, sicuramente il romanzo che ho scritto è un romanzo di formazione, è un romanzo che in qualche modo racconta l'esperienza di una donna che prende parte e va dall'altra parte dell'oceano per iniziare, se vogliamo, una nuova avventura, una nuova vita. E in questo viaggio sicuramente incontra delle persone che non dimenticherà mai, perché ogni volta che noi ci mettiamo in gioco, ogni volta che noi cambiamo il luogo in cui viviamo, sappiamo che apriamo una nuova porta sul nostro destino, sulla nostra vita, sulle strade che in qualche modo ci faranno crescere, ci faranno diventare magari persone in grado di capire e valutare magari situazioni diverse, no? Rispetto a quelle
quindi il viaggio di per sé è già in sé un ricordo, perché qualunque viaggio alla fine si trasforma in un'esperienza che noi poi riproiettiamo nella realtà che viviamo quotidianamente. In questo viaggio sicuramente ho fatto delle esperienze straordinarie e i ragazzi che ho conosciuto, che inizialmente erano ragazzi che si rifiutavano assolutamente di relazionarsi con me, io entravo in classe e loro danzavano, ballavano, urlavano, ballavano. Non riuscivo neanche a farli stare seduti nei primi giorni di scuola. Questi ragazzi si sono poi trasformati in qualche modo e grazie proprio al tipo di relazione che secondo me un docente riesce a instaurare, no, con i suoi studenti, quando davvero è in grado di capire magari il loro vissuto e è in grado soprattutto di valorizzarli, di aiutarli a crescere, a diventare il meglio di quello che possono essere, no? Fa un'esperienza, fa un viaggio proprio nell'animo umano, e questo viaggio ha naturalmente uno scambio che hai in quel momento ma che poi ti porti anche dietro, perché è vero che io ho aiutato loro ma loro hanno aiutato me. E io in qualche modo questo ricordo ho voluto anche trasformarlo in qualcosa che potesse aiutare anche la nostra scuola, perché la scuola italiana, come dicevi tu, sembra apparentemente molto diversa dalla scuola americana, e in parte lo è, perché comunque è vero, noi non abbiamo un metal detector, noi non abbiamo la polizia dentro la scuola, come in realtà hanno questi ragazzi già, e qui parliamo di 20 anni fa. Però è vero anche che ci sono una serie di, in realtà, cose che sempre di più vanno in questa direzione.